cambiamo le rune per questo campione. Proviamo a mettere lì dal tempo questo giro. Saremo contro Mastery, non ancora reworkato. Abbiamo un Azir top, oppure swapperà con mid, spero, oppure un OTP, spero ancora di più. Abbiamo Twitch AD Carry con Thresh support buono. Nautilus support meglio. Trindamer top. Avrei voluto un tank. Ma Trindamer è forte. Mastery e Lee Sin sono stati piccati, chi dei due sarà jungle, boh. Forse Lee Sin top contro Tryndamere potrebbe essere. L'ultima volta che si è visto uno dei due non in jungle è stato Lee Sin top, il più recente, però ovviamente potrebbe essere anche Mastery mid, Mastery jungla, Mastery top. Lo Zoe mid contro Brand, abbastanza forte. Gragas è un altro jungle, hanno preso tre jungle. Probabilmente sarà Gragas top. Non lo so. Jinx è di carry. Brand potrebbe essere mid, ma anche support, così come Gragas potrebbe essere mid, support, jungle, top. Gragas potrebbe ricoprire tutti i ruoli tranne la di carry. E Lee Sin e Mastery jungle o top, volendo anche mid. Vedremo. Gragas mid, Lee Sin jungle, Mastery top contro Tryndamere. A chi ce l'ha più lunga la spada? Jinx Brand bot. Ok. Dei problemi di posture in questa artwork, tipo una scoliosi multipla. Lee Sin è abbastanza forte contro Belveth, ma Lee Sin fa abbastanza schifo in questa stagione. Vogliono invadere, per me va bene. Nautilus ha una bellissima Q. Mi metterò dietro di lui. Bellissima la mia doppia Q. Ok, prenderò l'assist. C'è un flash, un not worth. Lei tra poco finirà il mana. Lui non può vincere questo fight. Peccato, peccato per lei che non è morta. Non è vero, Twitch ha preso una doppia. C'è anche Mastery. No, Mastery morirà. Ok, 3 kill. E un assist per Twitch. Miglior start di così per il nostro di carry. Non credo.
No, dovresti si tankerà qualche colpo, e meno male perché avevo proprio bisogno di un bel liscio. Volevo anche startare il più buono. Teoricamente in bot non dovremmo perdere mai, a meno che non vengano settati da lì sì. Cosa che però, se anche dovesse succedere, teoricamente Twitch ha un vantaggio stratosferico. Ergo, se dovesse mai morire uno dei due, no, uno dei due in realtà no, Nautilus è purtroppo libero di farlo. Lì, scaduta, non mi ha rilevato nessun mio movimento da quella parte. Trina per pushare come un dannato, probabilmente quello che vuole Mastery, oppure no in realtà. Go in, ma direi, Dio Cristo. Devo mutare questa chat. Era molto importante, l'avesse preso. Io cancello il tuo attacchi. Nel frattempo, in background, il mio client mi continua a dire che ho avanzato in una missione. Grazie, client. Ecco lì, Sync è gankato. Sopravvive con un po' di vita il nostro top laner. Isin un po' più avanti di noi nel clear, ma ne abbiamo 4 assist, 100% di hit participation. E Trina per prendere una kill. Cos'è quell'oggetto che ha lei? La W. Io avevo bisogno di una mano molto prima, però. Va bene subito. Flash, perché se adesso si gira teoricamente lo ammazzano. Hanno giocato male, no, in realtà l'hanno ammazzato lo stesso perché non si dice bravo. Gankare bot, bel flash, peccato per la morte di Nautilus, non ci stava. Questo scatto non l'ho fatto lì sì, perché è morto. Qua e mettere un po' di visione qua, non male, Lissin qui, abbastanza confuso sul da farsi. Danni ricevuti, oh mio Dio.
attacco di torre. Vabbè, avevo pochissima vita. Ho sbagliato io. Andiamo verso il nostro rosso. Potevamo, tra l'altro, con la morte di Visin, prendere il suo blu, negargli un po' di exp. Sarebbe stato più forte piuttosto che a morire mid. Assolutamente rimanere qui. Pochissima vita non ha senso. Prendere alla facoltà di uccidersi tutti e due, tra l'altro i nostri bot trainer hanno fatto un bel rom. No, soltanto Nautilus, ok. Pusha questa qui perché è morto il top laner, tra l'altro non ha neanche il TP. Forse non conosce la ulti di Tryndamere questo Lee Sin. Forse ho capito cos'è questo bug del client che mi fa sentire l'avanzamento di una missione. Succede ogni volta che prendo un takedown. Quindi è qualcosa che c'entra. Jinx che con la torre pushata roam in mid. Io credo di non avere parole. Cosa cazzo ci fanno questi qua? Non ha senso. Non è veramente non saper giocare questa cosa. Sono in 4 in mid a caso. Faranno il drago. No, non lo stanno facendo più. Facciamo la doppia V per aumentare la speed. Forse la prendiamo. Ottimo.
3K, ma cosa cazzo ci sto facendo fuori dalla base senza aver comprato? Ma quanto tempo è che non becco? Si deve fare per forza. Chiudo un oggetto, una scarpa e ne inizio un'altra. Potrei snowballare sicuramente Jinx Brand Mastery lì sì, su Gragas ho qualche dubbio. Tryndamere, cosa succede? Cos'è questa, cosa vuoi tenda? Dimmi, c'è qualcosa che ti turba? Verso qua, sto cane. Questa tenda. Mi si non c'era Tryndamere. Prenderemo un'uccisione però. Molto divertente. Avrei dovuto flashare subito appena Lee Sin si metteva dietro di me per far per kickarmi. Non è proprio bello. Lee Sin lì. Brutta la mia azione, sono andato da solo a caso.
C'è il drago tra poco. Twitch continua ad essere leggendario. Herald bot o mid, così che siano troppo impegnati per venire al drago. Lasceremo questo drago, tanto ormai è andato. Potrebbero essere qui ad invadermi. No, il mio rosso c'è. Cade la forma imperatrice. Tanti danni di Twitch. Possiamo pushare, ragazzi. Si può fare questo, è una cosa molto bella. Di solito ti fa vincere le partite quando lo fai. Barone comunque abbastanza free. Sarebbe molto bello se non moriste. Ok, va bene, anche che si salva solo Twitch. Sai come sono il jungle. Andiamo a comprare un po' di armor. Anche questo hammer. Occhio. Lei va spedita dritta, non sbatte un cazzo. E qui spawniamo un sacco di Voidlings. Se rimane aspettando altro che prendere la sua E. Possiamo pushare, guardate che cazzo c'è qui.
peccato. Si era solo il rosazzo con la mia R. Però questa mascherina non può continuare a pushare, non dovrebbe. Possono finire? No, non hanno. Ah sì, chiamano, ma forse sì. Mastering sta beccando. Possiamo cambiare il trinket. Avrebbe potuto ingaggiare lane, ma appena Nautilus sarà showato entrante nell'X Gate. Vabbè, meno male, meglio per noi non l'ha fatto. Cominciamo a spammare queste lenti oracolo. Di lui. Potrei prendere tante kill. Okay. Ah, ma non avevamo Tryndamere. Bravissima, uccidila, ti prego. Brava. Puoi prendere questa, secondo me è la cosa più safe che puoi fare. Più safe e high rewarding. Dovevo andare subito su Jinx. Così prendevo. Così lei uccidevo lei e prendevamo un altro reset di R. Ah, le bounty adesso. Ok. Ci sta, non erano così tanto indietro, vuol dire. I masteri comunque li Gragas soprattutto, li hanno tenuti abbastanza in auge. Nautilus, ti prego, non essere AFK. Perché sta regalando. Non potrò prendere quella stack. Va bene, ciao. Sono accorti di quella ward. Oh no, cazzo, stavo per prenderlo. Vabbè, errore mio. Però credevo che Twitch e Nautilus fossero più vicini, ma dovevo rimanere semplicemente qua. Il Mastery stava andando per quello, potevo anche scappare. Neanche probabilmente mi stava guardando. Potrebbero fare il Baron da questo? No, 30 secondi ancora al Baron, io spawno più o meno in quel periodo. Ogni minimo errore è incredibilmente assurdo quanto sia importante. Comunque abbiamo un Baron velocissimo, quindi possiamo veramente stare in quella zona, no problem. Brutta questa cosa di Zoe, ci condannerà a un 4v5 per 50 secondi. Sì, va bene.
L'ultima partita che perdiamo. Veramente assurda questa cosa. Boh. Cazzo c'è in... Non lo so. Sette partite di fila perse. Ingestibile questa cosa. Perché vanno lì? Intanto push. Abbiamo il Mal Mortius, dovremmo tornare. È demoralizzante questa situazione. Dato il vantaggio che avevamo preso nei primi minuti non potevamo perdere, ma diciamo che se siamo scarsi anche per questo. Perché non sappiamo sfruttare il vantaggio. Non farei la GA, farei la Guinzo. Questo però mi ammazza, ovvio. Caro contro due. La mid lane push. No, arriva il trenino di... No, quella Q non doveva assolutamente missare. Zoe, cosa ci stava condannando?
questi tizi sono pessimi. R. Ok. Potremmo aver vinto dato i cooldown che hanno. Ma che cazzo, ma quanto tempo sono stato stunnato? Non ho tenace. Tira dritto. Assurdo che abbiano perso, non ha veramente senso. Comunque lui può finire. Può andarci. Ok. Finirà. Non ci credo, non finirà. Non ci posso credere. Che cazzo. Fanno il Baron. Beh, ma noi siamo tutti splittati. No, no, basta, basta. Se ci vedono, basta. Pensavo che vedendo che avevamo fatto il drago potevamo fare questo. Mi mancano 400 gold per la Guinzo. Ok, adesso lo shottiamo, siamo tutti qua. Guardate dove sono posizionati i nostri avversari. Cioè veramente perdere questa partita sarebbe più un'umiliazione che altro. 1.800, posso comprare questo. Full fucking build. Chi è morto? Twitch mi sa di sì.
Penso che la Rage Blade sia un core item di Belveth, o semplicemente erano passate troppe stack. Portato sul groppone sto game veramente.